farsi nella nostra città. Bene, Lello Iorio, grazie. Prego, al grazie. Sindaco. Lello Iorio, per Unità Democratica per Aversa, anche lei è su questa linea, cioè non si tratta di ridondanza istituzionale, cioè non mettiamo una provincia in più solo per l'ambizione a un blasone, ma perché serve, perché la funzione alleggerisce, semplifica e non allora, complica? Ecco, ho da dire che se non mettiamo da parte la politica, noi non arriviamo a niente. Che significa questo? Io capisco che molti problemi del territorio debbono essere risolti non dal Consiglio Comunale, ma da un ente sovracomunale, chiamiamolo in qualsiasi modo. Nella vecchia io sono consigliere comunale uscente, quindi con il sindaco Ciaramella, e io sono stato promotore in Consiglio Comunale di una mozione che, con l'ordine del vero, fu approvata all'unanimità della costituzione di l'Unione dei Comuni di Aversa come Agro Aversano. Perché allora il momento in cui si pensò di poter, ringrazio il Consiglio Comunale che ripeto, è approvato all'unanimità, era la necessità di questo ente sovracomunale. Poi, per ragioni politiche, perché anche coadiuvato dal sindaco Ciaramella, abbiamo interpellato i sindaci dell'Agro, abbiamo chiesto loro l'adesione all'Unione dei Comuni di Aversa città, di Aversa Agro Aversa, non ricordo bene ora la denominazione. Ebbene, tutti non hanno voluto stare con Aversa, non hanno voluto aprire un discorso con Aversa, non hanno voluto avere Aversa quale città capofila. Comuni dell'Agro, lei... Comuni dell'Agro, le voglio chiedere se questo. Non sono dell'Agro, vicinori. Lo voglio chiedere, giusto perché per la comprensione dei nostri ascoltatori, sono tutti della provincia di Caserta o sono a cavallo tra Sono Napoli tutti della provincia di Caserta, anche se interpellammo qualche comune della provincia di Napoli, d'accordo? Però i comuni della provincia di Napoli, chiaramente, o forse per Aversa doveva essere il centro, eccetera, non forse per furono... questo voglio dire, provo a interpretare, no. Trovandosi già aggregati a una provincia, cioè quella di Caserta, non essendo, come dire, un po' di qua, un po' di là, non si riconoscevano in questa aspirazione, ambizione di ruolo di Aversa. Lei mi ha chiesto se c'erano anche comuni che non erano della provincia di Caserta. Sì. Ho detto sì, abbiamo interpellato anche qualche comune della provincia di Caserta, ma il mio riferimento in questo momento sono per i comuni della provincia di Caserta, non solo della provincia di Caserta, ma quando limitrofi al comune di Aversa. Parlo di questi comuni, quindi Lusciano, parlo di Carinaro, parlo di Grigliano. Ci fu una risposta negativa. Risposta negativa, d'accordo. Quindi io come programma elettorale ho di nuovo inserito il problema dell'Unione dei Comuni, ma perché credo che solo in questo modo possiamo risolvere, oppure ma iniziare a parlare delle emergenze rifiuti che sta sul territorio. Benissimo. Torniamo a Giuseppe Stabile e adesso occupiamoci di quello che è il panorama, come dire, politico rispetto al quale poi l'elettore dovrà confrontarsi e ragionare. Lei, lo accennavamo prima, è rappresentante di una parte perlomeno del centro-sinistra. Ad Aversa ci sono state delle elezioni primarie a cui hanno partecipato in tutto o in parte i partiti di riferimento, poi lei è risultato vincitore alle primarie e dopo qualche momento di oscillazione è stato riconosciuto come il candidato da perlomeno una parte consistente del centro-sinistra. Ecco, questo ha lasciato sul terreno delle incomprensioni, delle spaccature. Sappiamo che qui ci sono candidati della sinistra e del centro che sono andati in prima battuta, vanno per fatti loro e poi si vedrà al ballottaggio, ma al di là della posizione ufficiale di alcuni partiti, la gente, secondo lei, ha capito, ha risposto, risponderà? Io penso di sì, perché ad Aversa il 5 novembre scorso c'è stato un evento per la portata elettorale, direi storico, in quanto 10.300 elettori sono andati al voto dando vita a un evento libero e democratico di grande portata. In seguito sì, c'è stata qualche fibrillazione
all'interno dei partiti, della coalizione di centrosinistra, però io voglio precisare subito che hanno partecipato quasi tutti i partiti alle elezioni primarie dell'alleanza di centrosinistra, tranne la Rifondazione Comunista, e in seguito si è slegato il partito dei comunisti italiani. Il partito dell'Udeur non ha partecipato, lo dobbiamo riconoscere, non ha mai accettato il principio e l'istituto delle primarie quale momento per la scelta del candidato a sindaco. Dicevo, in seguito a questo grande evento che c'è stato popolare, ci sono state queste discussioni, fibrillazioni, confronti all'interno dei partiti, che è vero si hanno accumulato un po' di ritardo, però alla fine, vedi, la coerenza, la linearità politica ha fatto sì che tutti i partiti che hanno partecipato al voto, tranne i comunisti italiani, hanno accettato il risultato delle elezioni primarie. E quindi io mi sento oggi legittimamente, e scusatemi un attimo di presunzione, degnamente rappresentante del centro-sinistra, di tutto il centro-sinistra, di tutto il popolo del centro-sinistra, non solo del popolo delle primarie, ma di tutto il popolo del centro-sinistra, a competere a questa elezione amministrativa. Domenico Rosato, vediamo la lettura invece da sinistra di questa vicenda che ha segnato la vita della città negli ultimi mesi. Io direttamente non partecipai all'epoca, ma ho l'impressione che il risultato delle primarie abbia lasciato non soltanto delle perplessità, ma abbia lasciato anche un po' di disorientamenti. Io ritengo, ma non per fare polemica, tutt'altro, che probabilmente il candidato stabile, non so fino a che punto possa rappresentare la sinistra, dal momento che, per quello che ne so, non è uomo di sinistra, non è uomo che ha un vissuto di sinistra. È uomo che però ha partecipato, e formalmente le cose sono andate così come hanno ricordato anche le segreterie provinciali e regionali dei partiti partecipi. Però ecco il problema: nel momento in cui la sinistra, parlo dei DS in particolare per quello che posso fare da osservatore esterno, si sente oscurato, si sente disorientata da tutto questo, il problema poi si ripropone un pochettino per tutta quanta la compagine cittadina. E quindi, ecco, la parte di sinistra, quella che vuole essere, che si sente più autenticamente di sinistra, a questo punto non può non appellarsi a quanti hanno una storia, a quanti hanno un vissuto, anche sofferto, nella sinistra aversana, perché possa ricomporsi tutto questo. Certe volte si ha l'impressione che il panorama politico aversano oggi proponga in fondo figure, persone più orientate a destra, per cui veramente alla sinistra gli spazi sembrano essere riservati in misura molto ridotta, ed invece no, perché la sinistra, che è la coalizione che si è sempre battuta per i diritti e per altro, allora deve essere in qualche modo supportata. Va bene, quindi voi vi presentate legittimamente al primo turno, quindi sì. In qualche modo questa identità che lei dice della sinistra, certo, può ritrovarsi perlomeno al primo turno in un raggruppamento compatto, insomma. Sicuramente, noi siamo poi si vedrà magari dopo. Poi si vedrà dopo. Se vediamo, mi permette, prego, soltanto un attimo, senza togliere niente a nessuno, però, in relazione al discorso che si faceva prima a proposito della provincia, giusto un flash. Personalmente non lo considero un problema prioritario. Mi convince il fatto che Aversa abbia un'identità precisa rispetto alle due grosse compagini napoletana e casertana. Quello che mi convince ancora di più è la necessità che Aversa si espanda in termini culturali ed economici verso queste città e non venga poi, anche da un eventuale discorso di provincia, richiusa in se stessa. Benissimo, adesso andiamo a Santulli per proseguire una lettura invece più politica dal suo punto di vista, cioè dal punto di vista di un partito, di un raggruppamento che naturalmente guarda, credo, per vocazione naturale verso il centro. Certamente, uno dei motivi per i quali noi non abbiamo partecipato in modo convinto alle primarie e non vi parteciperemo è legato al fatto che la politica ha gli strumenti dialettici di dialogo, di confronto per risolvere territorialmente
le varie posizioni, lo abbiamo detto a chiare lettere. Non è possibile che nell'ambito dell'Unione i partiti più grandi, dove hanno le loro determinazioni, accettano senza primarie questi accordi, dove invece dovrebbero cedere il passo a partiti più piccoli all'interno della coalizione, si inventano le primarie così come è stato fatto ad Aversa. Per questo motivo noi non abbiamo partecipato e non parteciperemo, perché rivendichiamo degli spazi all'interno di questa coalizione nella quale l'Udeur è collocata, ma stando al centro e solo come fatto di coalizione legata alla sinistra, perché siamo portatori di ideali e idealità che sono ben distinte da certe altre, quindi noi rivendichiamo questa autonomia. Cioè, no, voglio dire, peraltro, lei accennava al concetto di primarie come momento in cui uno va a misurare la propria identità e la propria risposta nel cittadino. Il doppio turno da questo punto di vista funziona in qualche primarie, modo come se fosse sono primarie a tutti gli effetti. Avrete modo come centro di misurare la vostra consistenza. Sono primarie reali e, come si diceva prima, la città è stata turbata da questo evento che, diciamo, è stato un evento anche così un po', come è stato detto, inquinato, perché ci sono intervenuti diversi interessi a gonfiare un po' il numero degli elettori a questa competizione. In ogni caso, comunque, sono state fatte delle scelte e noi in contrapposizione ne abbiamo fatte delle altre. Benissimo. E quindi siamo qui a rivendicare politicamente il nostro spazio, il nostro progetto, il nostro programma. Vedremo come andrà la prima Certamente il primo turno. Sì, no, per la questione della provincia, sì, ci tenevo a sottolineare un aspetto che ritengo fondamentale. Noi abbiamo creduto a questa istituzione, tant'è che l'abbiamo rappresentata in Parlamento. Ora, se questo non è stato fatto, ci sono responsabilità politiche che io non vorrei attribuire a questa o a quella parte, ma che nel corso, diciamo, delle legislature possiamo dire che è di tutte le parti politiche. Perfetto. In causa. È chiaro. Domenico Ciaramella, lei invece può dire, credo, che la sua coalizione è rimasta compatta, è rimasta quella, l'ha seguita, lei ha concluso naturalmente la consigliatura e si ricandida. Quindi da questo punto di vista si può dire che il centrodestra, comunque il Polo dei Moderati, può innanzitutto giocare questa carta di compattezza e di coerenza politica? Vedi, io sono rientrato per questa trasmissione, anche per rispetto alla RAI, per partecipare a questa trasmissione, ero lì al Vione a rappresentare la città di Aversa e l'Italia, essendo io presidente delle 42 città in rete urbana. Ma mi rendo conto con molta soddisfazione che, se non era per il rispetto alla RAI, io, per quanto riguarda l'aspetto politico, potevo anche non starci, perché basta fare la sintesi dei miei colleghi per capire come è messa il centro-sinistra ad Aversa. E allora io dico solo una cosa, invito l'amico stabile a non fare come lo struzzo, cioè a mettere la testa sotto la sabbia, né mettere un tappeto a terra dove sotto ci sono rifiuti. Tiriamo fuori quello che è, perché gli avversari l'hanno capito bene. Bene, nel centro-sinistra c'è una grossa confusione, nel centro-sinistra c'è un sindaco che è rappresentato dall'Unione disunita, è inutile che non lo mettiamo in evidenza, è disunita all'Unione, perché non è solo la sinistra che non appoggia stabile, non è solo una parte del centro, come diceva Santulli, ma sappiamo bene che una parte dei responsabili dei partiti che appoggiano stabile non voterà stabile. Questo è un dato di fatto, l'hanno capito tutti gli avversari e penso che sia un fatto assolutamente accettabile sotto tutti gli aspetti. Io però non voglio ovviamente leggere, ho preferito fare solo la sintesi, perché ho l'obbligo di farlo. Ai cittadini avversari non posso che dire, noi siamo gli stessi dell'altra volta. La stessa coalizione con altre liste civiche che rappresentano la società civile. Abbiamo concluso un mandato di 5 anni, per la prima volta nella storia di Aversa, un sindaco porta avanti un mandato per 5 anni concludendo il suo mandato. No, abbiamo le chiavi per ritornare sul comune, riaprire, sederci sulle stesse sedie, occupare le stesse poltrone e continuare il discorso che dobbiamo fare.
Ho la vaga impressione che se dovesse succedere l'irreparabile, se dovessero vincere loro, ho la vaga impressione che questi signori, prima di salire sul comune ed aprire la prima porta, debbano mettersi attorno al tavolo per rendersi conto e per capire che cosa vogliono fare. Anche perché, e concludo, mi perdoni, Stabile si presenta con un programma che anche nell'aspetto esteriore è il nostro programma dell'altra volta quando lui ha appoggiato l'amministrazione Ciaramella. È un programma che di sinistra non ha niente, basta leggere il mio, le sembrerà strano. Io quasi quasi sto apprezzando sempre di più, se non me ne vogliono gli altri, gli interventi del professore Rosato. Quando parla di Napoli-centrismo sono perfettamente d'accordo. Noi questa, per grazia di Dio, Aversa è l'unica città in provincia di Caserta, prima c'era anche Caserta, oggi Caserta, la provincia, sono ovviamente tacciati di Napoli-centrismo, ad Aversa questo non succede allora. Dobbiamo, come dice il professore, prendere le dovute distanze dalla città ma svilupparci in quella direzione e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo le idee chiare, ribadisco, abbiamo la stessa coalizione e siamo belli, forti, pimpanti e decisi a vincere a primo turno.